the game. Red Scorpion, Deserters, Delta Team, Skulls, Prima Legio, Karma Raus, War Game Arena, Fusion Airsoft, Lupi Lucani, Cyber Lions, Inglorious Basterds, Mistral. Il Soft Air è soltanto un gioco, il gioco più bello del mondo. Il The Game nasce principalmente per divertirci e allo stesso tempo anche per avere l'opportunità di conoscere persone nuove, persone con la nostra stessa passione. Il nostro è un gruppo molto unito, è quasi come una famiglia e come avviene nelle migliori famiglie ognuno dà una mano per riuscire a organizzare eventi di questo livello. Importante per noi è stato anche il supporto di aziende come One Shot Energy Drink, RG Service e Multisala Pianeta Cinema, che tra l'altro è il secondo anno che ci dà la sua disponibilità. Quest'anno non ci siamo fatti mancare proprio niente, effetti scenici, effetti sonori, musica, foto, riprese video e siamo riusciti anche a coinvolgere i presidenti delle varie squadre ad una piccola intervista. Ero proprio curioso di sapere cosa si aspettavano dal The Game. The Game sicuramente sarà un grande evento, ben preparato perché ci hai seguito sempre Raffaele, sappiamo che ci sono degli ottimi club. Speriamo di fare una bella figura e sicuramente il divertimento è garantito. Noi alla seconda edizione che facciamo l'anno scorso è stato uno spettacolo, quest'anno sarà ancora più bello. Le aspettative sono alte, in bocca al lupo a tutti, dai. Abbiamo sentito parlare bene della prima edizione e l'abbiamo saltata purtroppo. Siamo qui per la seconda, a divertirci. Tanto divertimento, tanta unione, fratellanza tra tutti i club della Puglia. È un piacere nostro venire perché l'anno scorso ci è piaciuta l'alternativa di poter scegliere una cosa o l'altra, comunque avere la possibilità di farlo. Tanto divertimento, per alcuni di noi, alcuni sono veterani, altri nuovi, quindi ci aspettiamo un attimino di fare un po' di gavetta. Una nuova esperienza sicuramente bella da raccontare nell'avvenire. È un gioco molto molto bello, una tipologia di torneo diversa dalle altre, dove hai la possibilità di scegliere diverse azioni, è quello, diciamo, è quello che intriga di più. Cosa ti aspetti dal The Game? I pasticciotti. Sabato sera entusiasmante, una notte piena di adrenalina, sicuramente difficile da dimenticare per me, ma credo che questo valga un po' per tutti. Stanchi al punto che era difficile stare anche in piedi, ma bisognava fare un ultimo sforzo e allestire la sala per la premiazione.
Abbiamo scelto dei trofei bellissimi e ci ha fatto piacere poterne consegnare uno per ogni squadra. La prima classificata, oltre al trofeo, gli è stato consegnato anche una medaglia a tutti i componenti del gruppo. Si è premiata la migliore tattica, la migliore interpretazione, il miglior fair play e i primi tre posti sniper. Presidente dei Danger, sento il bisogno di ringraziare tutte le squadre che hanno collaborato con noi per il The Game. E ringrazio tutti voi che avete partecipato e spero di non aver deluso le vostre aspettative. Noi ci abbiamo messo il cuore. Vi aspetto alla prossima edizione e ricordate che il soft air è soltanto un gioco.